Un saluto a tutti i nostri videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio importantissimo. Io poi è un argomento che adoro in maniera particolare. Il titolo è noto a tutti: Excalibur, la spada nella roccia tra mito e storia. Appena pubblicato da Salerno Editrice di Francesco Marzella, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite, al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola, così non rubo tempo prezioso e ascolto con grande piacere cosa ci dice di questa Excalibur. Prego, professore, a lei. Per prima cosa, grazie di questo graditissimo invito. Ecco qui allora il libro, ve lo mostro, copertina, Excalibur, la spada nella roccia tra mito e storia. Allora potremmo partire proprio dal titolo. Excalibur è la spada nella roccia o Excalibur è la spada nella roccia? Perché sono due spade, o forse una, appunto, assai note, entrambe legate alla figura di Re Artù. E che inizialmente in realtà sono due spade diverse, ma poi finiscono per confondersi nelle varie riscritture della leggenda arturiana. Sono spade che sono note a tutti, dicevamo, e anzi, a ben pensarci, Excalibur e La spada nella roccia sono i titoli delle due versioni cinematografiche della leggenda arturiana più famose, perché Excalibur è il titolo dell'ambizioso film di John Boorman. Forse uno degli esperimenti più riusciti. Dico ambizioso perché è il tentativo di racchiudere in un unico film tutti i filoni narrativi principali del ciclo arturiano. E lì Excalibur è la spada forgiata in tempi remoti, in tempi di culti pagani che precedevano l'età cristiana in Britannia e che viene affidata da Merlino al re dei Britanni, Uther Pendragon. E poi diventa però anche la spada nella roccia che Artù sarà in grado di estrarre. E invece La spada nella roccia è il titolo del celeberrimo cartone animato di Walt Disney del 63, che si basa a sua volta su un romanzo di Terence Hanbury White, che è stato scritto nel 1938, che si concentra più che altro sull'infanzia e l'adolescenza di Re Artù. Anzi, fa di questo episodio della leggenda arturiana, della letteratura arturiana, una sorta di romanzo di formazione e fa diventare appunto la storia di Artù che estrae la spada dalla roccia, quasi la conclusione di una sorta di apprendistato alla vita del giovane Artù, anzi, dovremmo dire Semola nella versione italiana. Che è guidato da un maestro di tutto rispetto come Merlino, opportunamente coadiuvato dal fantastico gufo Anacleto. Ecco, questo cartone animato, questo film, chiaramente ha reso questo racconto, la storia appunto della spada nella roccia, parte dell'immaginario collettivo al punto che tutti davvero la conoscono, non solo gli appassionati del Medioevo. Però cosa dicono i testi medievali? Cosa ci dice la letteratura arturiana di queste due spade? Erano destini diversi. Excalibur, con il nome di Caliburn, infatti, compare già nella prima versione, nei primi racconti delle imprese di Artù. Siamo nel XII secolo, negli anni 30 del XII secolo. Pur non mancando dei riferimenti ad Artù nei secoli precedenti, ma sono solo brevi riferimenti, appunto, e un chierico che risponde al nome di Goffredo di Monmouth. Monmouth è una cittadina che ancora oggi si trova al confine fra Galles e Inghilterra. Scrive una cronaca molto particolare, che abbiamo lungamente chiamato Historia Regum Britanniae, adesso però si è capito in base a alcune testimonianze manoscritte che il titolo in realtà doveva essere The Gestis Britonum, quindi le imprese dei Britanni.
Ecco, Goffredo narra la storia della Britannia dalla fondazione della nazione da parte dell'eroe eponimo Brutus, che è un discendente di Enea, fino all'arrivo degli invasori sassoni. Quindi, diciamo, lo stesso Artù, a cui Goffredo dedica una buona porzione della sua opera, in realtà non vive nei secoli centrali del Medioevo, ma in un'epoca a cavallo fra V e VI secolo, in cui ormai i Romani hanno abbandonato la Britannia e appunto dei leader militari locali devono difendere l'isola dalle incursioni di queste popolazioni che vengono dal nord della Germania e dal sud della Danimarca. E quindi Artù sarebbe fra uno di questi capi, di questi leader locali che hanno britannici che hanno inizialmente guidato con successo questa resistenza. Artù si sarebbe servito nelle sue imprese di guerra proprio di una spada che inizialmente si chiama Caliburn, dicevamo, e di cui in realtà non sappiamo moltissimo. Sicuramente era una spada invincibile ed era stata forgiata nella misteriosa isola di Avalon, la stessa isola in cui, ci dice Goffredo, Artù, mortalmente ferito nell'ultima battaglia, quella che però combatte contro il nipote traditore Mordred, verrà portato per essere guarito e forse un giorno da lì ritornerà per guidare il suo popolo alla riscossa. Ma non sappiamo neanche che fine faccia questa spada. Poi nelle versioni successive dobbiamo aspettare appunto il 200 e la letteratura arturiana prodotta in Francia per leggere della spada che viene lanciata nelle acque del lago e poi raccolta e brandita da una mano misteriosa che forse un giorno la riconsegnerà ad Artù o a un re altrettanto degno di brandirla. Dunque, Caliburn è più antica nella spada nella roccia. Ecco, facevo riferimento prima a una cronaca latina e alle successive riscritture o a nuovi testi arturiani prodotti in Francia e quindi nel francese dell'epoca. Questo per sottolineare il fatto che non dobbiamo pensare alla letteratura, alla leggenda arturiana come una leggenda ideata in uno stesso momento. E della quale di volta in volta sono stati narrate avventure o episodi diversi, ma è una storia che cresce su di sé, testo dopo testo. La cronaca di Goffredo conosce una grandissima fortuna e successivamente ispirerà poi la scrittura di altre opere nelle diverse letterature europee, nelle diverse lingue europee. Bisogna pensare anche, appunto, vi dicevo, questa storia cresce su se stessa. Nella prima versione di Goffredo mancano i tre oggetti simbolo della letteratura, che noi oggi consideriamo oggetti simbolo della leggenda arturiana: la spada nella roccia, appunto, perché non è Caliburn, e il Graal, e non c'è neanche la tavola rotonda. Per la spada nella roccia dobbiamo attendere qualche decennio. Siamo intorno alla fine del XII secolo, inizio del XIII, e Robert de Boron, un poeta della Borgogna, scrive una sorta di romanzo del Graal, che probabilmente era una trilogia, quindi tre romanzi cavallereschi in realtà, e ognuno ha per protagonista un personaggio che ha a che fare con la ricerca del Graal. Quindi abbiamo Giuseppe di Arimatea, poi Merlino, che in questo caso appunto guida, consiglia Artù e incoraggia la ricerca del Graal, e poi la terza parte di questa trilogia ha per protagonista il cavaliere della tavola rotonda che riuscirà a trovare finalmente il Graal, cioè Perceval in questa versione. La spada nella roccia, l'episodio della spada nella roccia compare nel secondo poema. E più o meno la storia è quella che ci viene raccontata nel cartone animato della Walt Disney, chiaramente al netto dei duelli di magia fra Mago Merlino e la Maga Magò, ma più o meno siamo lì. La riassumiamo brevemente. Quindi alla morte, apparentemente senza eredi, del re dei Britanni, Uther Pendragon, la nazione rimane senza una guida in un momento molto delicato,
perché ci sono i sassoni che la vogliono invadere. Merlino però rassicura i nobili, promette che ci sarà un prodigio nella notte di Natale che permetterà di individuare colui che per volontà di Dio deve guidare la nazione, deve diventare nuovo re. Dopodiché di Merlino si perdono le tracce, però puntualmente, durante la veglia della notte di Natale, fuori dalla cattedrale della capitale del regno dei Britanni, compare una roccia squadrata con su un'incudine e infissa nell'incudine e nella roccia una spada, su cui è scritto che la famosissima frase: gli estrarrà questa spada dall'incudine della roccia, sarà re per grazia di Gesù Cristo. Tutti accorrono, dopo che si sparge la voce di questo prodigio, e l'arcivescovo riconosce la natura divina, appunto, di questo prodigio, che è un vero e proprio miracolo, e invita i nobili a cimentarsi nella prova. Ovviamente nessuno ci riuscirà, poi proveranno un po' tutti i presenti, ma non c'è niente da fare. Tempo dopo ci riuscirà solo un giovane dalle oscure origini, Artù. Artù, che si dice sia il figlio di una sorta di nobile decaduto, di nome Entor, e che ha estratto la spada così, in maniera molto facile. Non è una prova di forza quella che ha superato Artù, ma è una prova di elezione. Artù è il prescelto da Dio. L'arcivescovo non ha dubbi, si è manifestata la volontà divina. I nobili però non sono altrettanto convinti, e questo per un duplice motivo. Uno, le origini di Artù, che non appartiene a una famiglia di nobile vignaggio, e allo stesso tempo un giovane inesperto. E quindi, diciamo, loro hanno qualche resistenza a farsi guidare in un momento, come dicevamo, assolutamente delicato da un giovane adolescente. Artù quindi, su consiglio dell'arcivescovo, riporrà la spada nell'incudine nella roccia, dovrà estrarla di nuovo più volte, riproverà a estrarla sempre con successo a Candelora, a Pasqua, a Pentecoste, finché tutti i momenti forti poi dell'anno liturgico, finché i nobili alla fine non si convinceranno, e a quel punto Artù potrà essere incoronato nella cattedrale. È solo in quel momento che Merlino si presenta nuovamente ai nobili e rivelerà che Artù in realtà non è solo il prescelto di Dio, ma era anche il legittimo erede al trono in quanto figlio del defunto re Uther Pendragon. Era stato infatti proprio Merlino a portare Artù ancora in fasce dal cavaliere Entor. Quindi viene da chiedersi a questo punto, poiché tra l'altro si tratta di un episodio che costituisce un'aggiunta originale da parte di Robert de Vorona, una storia che era già stata appunto raccontata decenni prima da Goffredo di Monmouth. Nella versione di Goffredo di Monmouth, Artù, in quanto figlio di Uther, alla sua morte diventava re senza dover superare alcuna prova. Perché allora, dicevo, ci chiediamo, Robert de Vorona introduce questo episodio? Ma il motivo è evidente. Si tratta di una sottolineatura, e cioè si vuole sottolineare che Artù è il punto, il prescelto da Dio attraverso un miracolo, e che quindi c'è una precisa volontà divina che vuole affidare ad Artù un duplice compito: non solo la guida di una nazione, del popolo dei Britanni, ma anche favorire durante il suo regno la ricerca del Santo Graal. Ricordiamoci appunto che quella che sta scrivendo Robert de Boron è la storia del Santo Graal. Ora però, quindi, ci troviamo di fronte a una storia affascinante in cui Artù contestualmente scopre la sua identità, perché lui stesso credeva di essere figlio di Entor, e però scopre anche di essere chiamato a un destino grandioso, quello appunto di guidare i suoi cavalieri alla ricerca della più grande reliquia della cristianità. Ma da cosa trasse ispirazione Robert de Boron, essendo lui il primo a raccontare questa storia? Tutto frutto della sua fantasia, o si basava su tradizioni precedenti? Ecco, allora, il libro è un tentativo di dare una risposta a questa domanda attraverso un'indagine che prende le mosse da un confronto fra questa storia arturiana, ampiamente nota, a una storia appena
assai meno nota, specialmente al pubblico italiano, è che si trova in un'opera di tutt'altro tipo, non in un'opera, in un testo, un romanzo cavalleresco, ma in un testo agiografico, e cioè una vita di un santo. Si tratta di una delle vite di Sant'Edoardo il Confessore. Edoardo il Confessore, un penultimo re anglosassone in Inghilterra, che muore nel fatidico 1066, l'anno della battaglia di Hastings, che segna diciamo, il tramonto dell'epoca anglosassone in Inghilterra e l'inizio del dominio normanno. Edoardo il Confessore, morto in odore di santità, verrà poi canonizzato il secolo successivo da Alessandro III. L'episodio di cui ci stiamo occupando compare in un testo scritto nel 1138. Qualche data è inevitabile per avere un riferimento, insomma, per riuscire a collocare questi testi. Quindi, dicevamo, Robert de Boron scrive una sessantina di anni dopo. Quindi siamo ben prima di Robert de Boron. E si tratta di uno dei miracoli post mortem, cioè che avvengono dopo la morte del santo. Siamo nel 1070 circa, quindi dopo la conquista normanna dell'Inghilterra, e nell'abbazia di Westminster, dove il re è sepolto, è stato convocato un sinodo di vescovi dell'Inghilterra, riconvocato appunto dall'arcivescovo di Canterbury, Lanfranco. In questa occasione, un vescovo di nome Wulstan, è il vescovo di Worcester, viene accusato al cospetto dell'arcivescovo di non essere adeguato al ruolo che ricopre, e questo perché non sarebbe, come dire, sufficientemente preparato, non avrebbe una cultura sufficiente a portare avanti questa responsabilità, a ricoprire questa carica. L'arcivescovo allora decide di deporre il vescovo e gli chiede la restituzione del simbolo della sua dignità episcopale, del pastorale, cioè il bastone del vescovo. Wulstan, che è persona umile, non si oppone, ma decide di obbedire in una maniera piuttosto insolita, e cioè non restituisce, non dà il bastone all'arcivescovo di Canterbury, ma decide di restituirlo a colui che lo aveva scelto per quella diocesi e gli aveva consegnato quel pastorale, cioè all'ormai defunto re Edoardo. Quindi che fa? Va verso il sepolcro di Edoardo e infigge il pastorale nella pietra che copre il sepolcro, nella pietra sepolcrale che copre la tomba del re, dicendo che poi diciamo, sarà compito del re e di Dio restituirlo o darlo, anzi, a chi sarà degno di ricoprire quel ruolo. Ovviamente ci saranno numerosi tentativi di estrarre il pastorale non dalla roccia ma dalla pietra sepolcrale, e nessuno di questi andrà a buon fine, nessuno sarà in grado di estrarlo, neanche l'arcivescovo, e a quel punto dovrà invitare Wulstan a provare a estrarre almeno lui il pastorale dalla pietra. Wulstan invoca il re Edoardo, che ormai è vicino a Dio in paradiso e quindi non può fallire nel suo giudizio, e miracolosamente, piuttosto che prodigiosamente, il pastorale con grande facilità viene estratto da Wulstan, che quindi viene riconfermato, perché così vuole Dio, viene riconfermato nella sua carica episcopale. Le somiglianze tra queste due storie sono sorprendenti. Quindi non abbiamo solo l'immagine potente e centrale della spada o del pastorale infisso nella roccia, abbiamo molto di più. Ci sono una serie di elementi, a partire per esempio dalla posizione di svantaggio da cui partono i due protagonisti, il vescovo non adeguato alla sua carica, il giovane Artù, inesperto e dalle oscure origini, il fatto che la prova avvenga in un luogo, in un tempo sacro, il ruolo di giudice che è riservato a un alto ecclesiastico, e poi il fatto che ci siano anche altri tentativi che non hanno successo e quindi dimostrano che uno solo è l'eletto di Dio, eccetera, eccetera. Una serie di elementi che vanno a comporre una struttura narrativa sufficientemente articolata.
E le somiglianze tra questi due racconti sono ancora più sorprendenti se si considera il fatto che, innanzitutto, sono tipologie di testi diversi, come dicevamo, uno geografico, uno romanzo cavalleresco. E la storia di Woolston in realtà precede di una sessantina d'anni, appunto, quella del racconto di Robert de Boron, il racconto arturiano, e viene scritta in Inghilterra e non nella Francia di Robert de Boron. È evidente allora come cercare di capire in che rapporto siano questi racconti, quindi valutare se uno dipende dall'altro o sono entrambi rielaborazioni indipendenti di qualcosa di più antico, significa gettare una nuova luce su uno degli episodi più celebri di tutta la letteratura medievale, cioè la spada nella roccia arturiana. E quindi si potrà rispondere a quella domanda che ci stavamo ponendo poco fa, cioè da dove avrà tirato fuori questa leggenda Robert de Boron? E da qui si inizia, da questo confronto. E allora si parte per un viaggio lungo le vie dei racconti, fra piste da escludere, perché non tutti i confronti poi si dimostrano validi. Però ce ne sono altri che sono più convincenti. Molto spesso quando si accostano racconti, leggende fra di loro ci si limita appunto, come dicevamo, a un solo motivo. Qui stiamo cercando qualcosa di più articolato, che si componga di più elementi, perché sia autorizzato il confronto fra storie diverse. E quindi questo viaggio poi ci porterà a conoscere tante altre prove della spada, dalla Britannia di Artù, fino all'estremo nord, alla terra del mito nordico, magari passando anche per la Toscana, immancabile una tappa in Toscana, nella terra di San Galgano, no? Dove c'è questa famosissima spada, la vera spada nella roccia di San Galgano, che però a ben vedere ha una funzione diversa rispetto a quella estratta da Artù, perché lì si tratta appunto di riconoscere il luogo in cui è chiamato a vivere da eremita, e fa compiere un atto di devozione. Galgano infigge la spada nella roccia e non la estrae, la infigge perché vuole pregare davanti a una croce. E invece, muovendoci nel terreno del mito, troveremo tante altre storie di giovani che devono conquistare una spada. Si passa dalla spada estratta dal tronco da Sigmund, nella saga dei Volsunghi, poi c'è la spada nella grotta e ancora la spada prelevata dal tumulo, e molte altre storie. E sono spade che consentono a questi giovani eroi di sentirsi legittimati, però rappresentano molto più di un'arma, rappresentano una vera e propria identità dell'eroe, mostrano all'eroe la via, il modo di completare la loro iniziazione eroica. Il viaggio poi si concluderà con alcune considerazioni sulla fortuna del mito arturiano, proprio analizzando, anche se diciamo con una rapida panoramica, proprio la fortuna della spada nella roccia al cinema, nelle serie TV e poi anche nel fantasy storico, per esempio, proprio per riflettere sulla persistenza del mito, sulla persistenza del suo fascino, chiedendoci un po' perché questa storia è capace di affascinarci ancora oggi, in cui si moltiplicano appunto queste nuove versioni. Che poi la cosa curiosa appunto è che diciamo, mettono in luce o sottolineano aspetti diversi di questa storia medievale. E qui però magari mi fermerei. Visto che questo vuole essere, immagino, principalmente un invito alla lettura, e non voglio rovinare la sorpresa ai lettori, dico solo che poi, alla conclusione di questa indagine di questo viaggio, magari sarà chiaro al lettore anche il significato di questa copertina, che sembra, di questa immagine, che sembra semplice, ma in realtà nasconde un piccolo mistero che poi spetterà al lettore, come dire, decodificare, risolvere a lettura compiuta. Professore, è bellissimo, c'è da perdersi veramente, ma con il suo libro si potrà
districare la matassa, perché di matassa si tratta nella storia che riguarda Artù e la spada nella roccia. Io la ringrazio tantissimo. Intanto ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove insieme a questa videopresentazione troveranno anche tutte le altre realizzate finora. E noi speriamo di rivederci o di risentirci per nuove avventure epiche come la spada nella roccia. Grazie ancora, professore. Grazie a voi, grazie a voi. Signore,